Come fare a svitare viti e dadi che sono spanati? Insieme agli amici di USAC ti presento tre diverse soluzioni per svitare viti e dadi che si sono consumati nel corso del tempo. La prima soluzione è quella di andare a utilizzare una chiave combinata poligonale speciale appunto per svitare viti e dadi che sono spanati. Il suo funzionamento è molto semplice perché rispetto ad una chiave tradizionale riesce ad agganciare dadi consumati fino all'80%. Con la serie 285 di USAC riesco a lavorare ovviamente in modo corretto sull'esagono in buone condizioni, ma già quando vado al 60% di spanatura la 285 non funziona più. Per ovviare a questo problema utilizzo la 285X adatta specificatamente per viti e dadi spanati. La particolarità è che anche nel caso di esagono in buone condizioni non lo vado a rovinare, ma quando passo al 60% di spanatura riesco a lavorare. E come detto posso arrivare fino all'80% di spanatura. Il secondo problema che si pone è quello di andare a svitare gli incassi esagonali delle viti, per esempio quelle a testa cilindrica esagono appunto incassato. Quello che succede con un inserto esagonale tradizionale è che anche in questo caso riesce ovviamente a lavorare quando la vite è in ottime condizioni, ma quando invece l'esagono incassato è spanato, gira completamente a vuoto. Quello che gli amici di USAC hanno pensato è un inserto esagonale che riesce anche in questo caso a fare presa sull'esagono incassato in buone condizioni, ma che riesce a fare presa anche per gli incassi esagonali che sono spanati. Questa speciale serie di inserti 458 può essere abbinata ad un altro utensile davvero fondamentale, la chiave AT che ospita gli inserti esagonali. La chiave 280TQ di USAC permette di cambiare la testina degli inserti andando ovviamente a facilitare il lavoro del professionista. Questo perché quello che succede nelle chiavi AT tradizionali è che spesso la parte terminale dell'inserto si rompe. Con la chiave 280TQ, quando questo succede, basta semplicemente andare a sostituire l'inserto ed applicarlo in una nuova posizione. E per finire, le chiavi della serie 285 e gli inserti esagonali 458 possono essere presenti in un unico set utilizzabile sia per esagoni esterni che per esagoni interni. Ciao e alla prossima!